Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuova breaking news su Call of Duty World War 2. Come sapete, in questi giorni vi ho riportato una notizia veramente importantissima in merito alle varianti delle armi. Avete capito bene, per chi si fosse perso il video, è stato confermato ufficialmente che all'interno del gioco ci saranno le varianti delle armi, quindi come praticamente era accaduto su Call of Duty Advanced Warfare. Infatti, un ragazzo aveva chiesto diverso tempo fa come mai la Sledgehammer Games ha mostrato così poche armi. Ci saranno più armi nel gioco completo e ovviamente Michael Condrey ha confermato che ci saranno i multipli di. Quindi ci saranno più versioni delle stesse armi, sistema che praticamente abbiamo visto su Call of Duty Advanced Warfare, come ad esempio la SM1 Speakeasy, quindi la versione più forte dell'SM1, oppure la versione più forte dell'HBRA3, quindi l'Insanity. Questa cosa però potrebbe portare a delle grosse problematiche, come abbiamo visto in passato su Call of Duty Advanced Warfare, perché accadeva che in tanti avevano le armi più forti e giocava poco, e invece c'era chi giocava tanto, come il sottoscritto, che aveva completato ben 30 prestigi, cioè sia i 15 normali che i 15 oro, non aveva le armi più forti, tipo ad esempio la K12 versione RIP. Sono riuscito a sbloccarlo perché avevo fatto il 30° prestigio, perché poi avevano abbinato ai 15 prestigi oro un'arma speciale, un'arma Elite. Come potrebbe funzionare la cosa su Call of Duty World War 2? Ne volevo parlare appunto in questo video perché non mi viene altro che da pensare ai Supply Drop, quindi sistema che ovviamente darà la possibilità ai più fortunati o chi shoppa ovviamente di avere e di trovare le armi più forti. Su Call of Duty Infinite Warfare il sistema non mi era per niente dispiaciuto, perché l'Infinity Ward aveva inserito questo sistema di punti e di ingranaggi con i quali praticamente si andavano a sbloccare le armi, quindi si potevano trovare sia all'interno dei lanci rifornimenti, ma sia si potevano craftare. Il problema è che ci volevano veramente tantissimi ingranaggi e se ne conquistavano veramente pochissimi con le partite per poter sbloccare appunto le varianti delle armi. In Call of Duty World War 2 spero che il sistema sarà differente, ma i Supply Drop, ragazzi, ci metterei la mano sul fuoco, ci saranno lo stesso. Anche il sistema di Modern Warfare Remastered non è male, dove bisogna sempre con i crediti in game andare a sbloccare diverse componenti delle armi per poi sbloccare l'arma definitiva. Quindi spero che la Sledgehammer Games abbia studiato un sistema appropriato per poter riuscire ad aggirare il sistema dei Supply Drop e ottenere le armi più forti anche in maniera diversa. Se no veramente torneremo a partite squilibrate dove gente all'SM1 Speakeasy, la K12 RIP e l'HBRA3 Insanity e tutti gli altri praticamente stanno con le armi predefinite. Tra virgolette sono più ottimista rispetto al passato, perché in questi giorni vi ho riportato una notizia molto importante sugli headquarters, dove si è parlato dei punti social che serviranno per sbloccare ricompense, personalizzazioni e quant'altro. Quindi spero che ci saranno anche delle sfide, magari dei contratti, per poter ottenere in maniera diversa le armi. Ma quello che sicuramente, ragazzi, ritroveremo sarà comunque il sistema dei Supply Drop. Io continuo a metterci la mano sul fuoco, speriamo che ci saranno notizie differenti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, come vi piacerebbe vedere appunto il nuovo mercato nero, il nuovo furiere all'interno di Call of Duty World War 2 e che sistema vi piacerebbe venisse proposto, e noi ci vediamo con tanti nuovi video.